Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo avanti su Farming Simulator 19. Allora, vediamo un attimo dove eravamo rimasti l'altra volta. Allora, qua stava arando questo campo qua, quindi io metterei l'operaio. Se va. Ah, devo prima accendere il motore. Ok, ed è partito. Poi. Ah, qua ci sono i nostri bei alberi che stanno crescendo e dobbiamo tagliare ancora un po' di quelli lì. Ma come ho detto, questi qua, tipo questo qua che ho davanti, lo tolgo direttamente perché è inutile che lo tagli perché ci metto troppo tempo. Cioè è troppo complicato, piuttosto taglio questi qua. Comunque, andiamo avanti. Ah, qua devo fare cippato. Abbiamo 30.000 litri. Ah, e qua con questo. Aspettate, dovevo finire di raccogliere sul campo numero 13. Adesso vado subito. Allora, accendiamo e raccogliamo, iniziamo anche questo qua che c'è di qua. Ok. Abbiamo due strisce, quindi dovremmo finire in fretta. Non sto raccogliendo niente. Bravo. Ok, sono partita senza accendere praticamente. Allora andiamo. Ok, raga, praticamente ho fatto 27.000 litri 500 e adesso lo metto nel silos così abbiamo come riserva per le mucche. Svuotiamo tutto. Poi dobbiamo mettere la calceva sul campo numero 14 perché se mi ricordo bene. Era richiesta. Allora, aspettate solo un attimo che finisca qua. Ok, questo qua per il momento lo lasciamo qua. Usiamo questo trattore qua per prendere quello della calceviva che dovrebbe essere, se non sbaglio, l'ho visto lì vicino da qualche parte. Devo guardare un attimo. Sì, qua sotto. Penso sia pieno di fertilizzante. Meno male che abbiamo quello per posare. Allora andiamo a vedere un attimo cosa c'è dentro. Vediamo un attimo. Vediamo. Attacca. Eh sì, c'è fertilizzante. Andiamo a scaricarlo subito lì. Ok, le ho scaricate e le metto subito qua, se riesco. Una ad una sono 5, dovrei fare di cioè in fretta. Anche l'ultima. Adesso andiamo. Perché c'è ancora? Ma io ho detto di scaricare tutto. Allora non era l'ultima. Madò, ce ne sono ancora 3. Mettiamole subito. Finita adesso. Andiamo a ricaricare la calceviva. Rilasciamola così si riempie un po' almeno. Quindi ricarichiamo. Calceviva. Vediamo bene se sul campo era richiesto, cioè se non sbaglio era richiesta. Sì, in effetti è richiesta. Quindi andiamo subito a metterlo a lavorare lì. Posizioniamo bene. Più o meno qua dovrebbe andare bene. Accendiamo. Ok. E andiamo. Va, mi prende tutto il campo. Perfetto, lasciamolo lavorare. Allora, qua sta andando avanti. Nel frattempo prendo questo trattore qua. Accendiamo il motore. E con questo trattore qua prendiamo la seminatrice, iniziamo a piantare soia in tutti i campi. Allora, devo solo trovare la seminatrice, che dovrebbe essere qua da qualche parte. La seminatrice, eccola là. Piantiamo soia così ne facciamo abbastanza e andiamo a venderla. Vai. No, al contrario, ma non è possibile che sbaglio sempre.
Ok, portiamola sul campo numero 14. La riempiamo così è già piena, è tutto a posto. Semi, perfetto. E la mettiamo qua sul campo numero 14. Allora, dispiega. Allora, soia devo trovare. Colza, semi di soia, perfetto. Mettiamola qua. Vai, è partito, lasciamolo andare, tutto tranquillo. Poi lo mettiamo anche sull'altro campo. Allora, mentre finisce di passare l'altro e di seminare e di fertilizzare, di passare la calceviva, io provo a tagliare ancora un albero. Voi vedrete tutto a velocità più veloce. Così vediamo se questi qua sono più facili da tagliare, questi qua che ho davanti. Allora, raga. Sono quegli alberi che fanno veramente non dico cosa. Quindi adesso troviamo l'attrezzo che ce li taglia direttamente, ce li toglie dalle scatole. Se non sbaglio, deve essere qua da qualche parte. C'era. Forse qua? Ok, questo qua ce lo noleggiamo, così siamo a posto. Quanto costa? Devo fare un prestito, allora. Chiedi. E lo noleggiamo, così ce li leviamo dalle scatole. Per noleggiamo questo attrezzo qua. Noleggia. Ok. Questo attrezzo qua vi dico subito come funziona, anzi ve lo faccio vedere subito. Prima di tutto mandiamolo alla farm. Ok, mandiamolo alla farm. Devo sempre accendere il motore. Mi devo sempre ricordare. Allora, vai. Mandiamolo subito alla farm. Ci metterà un po' ad arrivare. Ok, è partito. Intanto, qua la situazione sta andando avanti. Bene, anche qua e anche qua. Ah, qua ho tagliato quest'albero. Pensavo che fosse più facile tagliare invece un pasticcio. Quindi preferisco toglierli tutti dalle scatole, questi qua. Noi abbiamo questi qua che abbiamo piantato, che sono molto più facili da tagliare poi. Non c'è tutta questa complicazione qua. Perché questi qua sono tutti quelli difficili, soprattutto questi, ma soprattutto anche questi qua. Quindi aspetto che arrivi qua quello, così procediamo a tagliare tutti a togliere tutti gli alberi. Ah, intanto levo dalle scatole questo e ridiamo indietro la macchina del cippato. Quindi togliamole dalle scatole. Ok. La macchina del cippato la diamo indietro dov'è? Oggetti noleggiati. Perfetto, sì. È a posto. È arrivato alla farm, allora questo attrezzo qua dovrei accenderlo, se non sbaglio. Lo accendo e vediamo come funziona. Se io dove, cioè, normalmente se io vado qua sull'albero lui dovrebbe sparire. Vediamo un attimo. Infatti è sparito. Che bello! Bellissimo sto attrezzo qua. Proprio bello. Bellissimo, adesso voglio levare tutti gli alberi da in mezzo. Così qua poi faremo magari un campo solo di alberi o non so cosa faremo, ma vediamo. Raga, come potete vedere ho tagliato qualche albero, ma me ne mancano ancora alcuni. Allora, io volevo solo dare un'occhiata. Ah, qua non sta andando avanti perché ha finito la calceviva, ma noi facciamo così, non possiamo farci niente, devo andarlo a riempire. Vado a riempirlo. Chiamalo qua. Allora, vai. Vai, operaio. Ok, è partito. Qua ha finito, perfetto. Lo spostiamo da qua. Spostiamo subito. Vai. No, comunque io adesso cosa devo fare? Vado avanti a tagliare questi alberi qua che mi sono rimasti. Voi vedrete tutta velocità aumentata. Poi nel frattempo così finisco anche di seminare anche il campo numero 16 e di finire quello il 14.
boh, voi vedrete 3 minuti più o meno. In riassunto io ci metterò mezz'ora, un'ora. Buona visione. Potete vedere, ho finito di seminare il campo numero 14. Lo spostiamo questo sul campo numero 16, così iniziamo a metterlo a seminare anche qua. Allora, vai. Perfetto. Perfetto. Lo mettiamo. Ah, come potete vedere, qua non c'è più nessun albero. Tranne quei 20 alberi, no? Che ho piantato io, ma quelli saranno più facili da tagliare, a differenza degli altri. E boh, io il video lo concludo qua perché sta già diventando troppo lungo. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, inoltre lasciate un commento con scritto quello che volete che io porti nel prossimo video. Buona giornata o serata a tutti.